per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, abbiamo presentato 300 emendamenti, non ce n'è uno ostruzionistico, sono tutti nel merito. Quindi veramente sembrate dei burattini nelle mani di Renzi. Mi spiace Presidente, mi spiace veramente, ma io queste cose le devo dire, perché è gravissimo. Tra l'altro un primo ministro non eletto da nessuno. Facciamo venire qua la Merkel, facciamo prima forse. Quindi non entriamo in questa discussione. Va bene, d'accordo. Allora, dimostrate nei fatti che quello che ho detto non è vero. Dimostrate che non accettate tutti i diktat di quel personaggio e quindi vediamo di non accettare queste condizioni. Perché è assurdo discutere la legge più importante di questa legislatura in pochissimi giorni, con questi tempi già contingentati, quando già i giochi sono fatti, quando i decreti delegati già sono belli che pronti nei ministeri, da tirare fuori al ministero, vero? Cioè, e quindi noi ci sentiamo a dir poco inutili. Quindi lei, secondo me, da oggi in poi in particolare, è il presidente della commissione che non c'è, perché è totalmente commissariata, quindi è tutta una buffonata. Poi vedete voi. Dimenticavo una cosa importantissima. Visto anche il contenuto della delega, io ho fatto una richiesta espressa agli uffici, l'ho reiterata, è quella della possibilità di avere il voto nominale in commissione, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento, e la possibilità di avere le riprese all'interno della commissione. Ci sono una serie di ragioni per cui le chiedo, perché è previsto il regolamento, perché voi non ci avete concesso la volta scorsa di riunire la giunta per il regolamento per discutere e interpretare quello che c'è scritto, quando questa cosa è chiara. Quando poi anche in giunta per il regolamento si vuole riformare lo stesso in quel senso, per la trasparenza del voto nominale in maniera molto più esplicita rispetto a quello che già c'è scritto, quando molti di voi sono favorevoli e hanno aderito alla campagna Open Parlamento, Parlamento Casa di Vetro, e quindi vorrei vedere almeno che abbiate il coraggio, quindi anche con le dirette streaming, che abbiate il coraggio almeno di metterci la faccia. Grazie. Siamo più una commissione parlamentare, ma siamo il dipartimento di una caserma militare, uno dagli ordini e gli altri si allineano. Io però ricordo, con tutto il rispetto che ho per lei, Presidente Damiano, ricordo che noi saremmo stati eletti dai cittadini non per fare gli uomini, i bravi soldatini agli ordini di un ragazzino, tra l'altro il giocatore della ruota della fortuna, e che ha questo atteggiamento dispotico, refrattario, dirigista e usa l'arma del ricatto per ottenere i suoi risultati pseudopolitici. Quindi contestiamo fortemente il metodo. Tra l'altro ci domandiamo, siccome ci sarà la prossima settimana anche la stabilità in commissione, quindi ci sono anche emendamenti che riguardano anche i membri della commissione lavoro. Come facciamo con le sovrapposizioni? Non abbiamo il dono dell'ubiquità, dello sdoppiamento della personalità, forse alcuni sì, no? Quindi vorremmo sapere come facciamo in questi casi a gestire contemporaneamente due importanti leggi. Questo è un problema e quindi noi riteniamo inoltre che a questo punto i decreti legislativi già scritti li facesse approvare subito Renzi invece di fare questo teatrino con un decreto regio, e riteniamo che questo sia un attentato vero proprio alla Costituzione, alle dinamiche parlamentari che si stanno scastinando e forzando con un piede di porco. Quindi siamo fortemente contrari a questa buffonata, a questo ennesimo teatrino che stiamo subendo ormai da un anno e mezzo. Grazie.